This is heaven. Ok, allora, adesso voglio mettere gli allenamenti con le A. So che l'anno scorso lo facevamo sempre, vi eravate abituati ormai bene, che non mi vedevate più farlo, però io mi sono accorto che non è la stessa cosa. Offerta per Vignali al Feyenoord in scambio però con Antonucci. Beh, qua già c'è più realismo, trovo, perché Francesco Antonucci, belga di passaporto, vuole tornare in Italia. Ma io, di Francesco Antonucci al quinto anno, che cosa me ne faccio? Rifiuto. Però ricordatevi adesso, abbiamo fatto tantissimo mercato, ma arriviamo da due sconfitte, due, in due partite, e volevamo andare in Europa. Ora è il momento di dimostrarlo. Con o senza Jackson, con o senza Grönbeck, con o senza tutti. Allora, Vignali, che dobbiamo fare con te? Dai, a 5 milioni va a Montpellier. Ci sono più scambi, trovo, tra l'Italia e la Francia come campionato. Ok, e questi li useremo poi per i contratti, li useremo per tante cose. Allora, adesso abbiamo l'Atalanta pure. Cioè, devo dire che anche il calendario non ci aiuta. Cioè, abbiamo beccato delle avversarie toste. Atalanta ha fatto una vittoria e una sconfitta. Loro giocano con la difesa 3, quindi va bene la difesa nostra 4. Ma voglio Lex o Coli, chiaramente, con Maga, Binks, Manuf, Bakayoko, Ugrinic 81. Ruoli, capitano, capitano, a sto punto Binks. È un bel derby lombardo questo, tra Como e Bergamo. Gioca. Dai, ragazzi. Il tiro fuori. Almeno il pareggio in questa. No, via. Gol Juvara. Bellissimo inserimento di Juvara. 1-0 per il Como. E andiamo, ragazzi. Bravi, 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 bravi. Bravissimo Juvara, bravo. Bello. Bravo Jackson. Il tiro, angolo, va bene, bravo. Vado io, vado io, vado io. Dice Maga al suo amico. Chiude Okoli, ancora bravissimo. Maga. E ripartiamo. È tutto così adesso, ragazzi. Benvenuti nella Serie A. Fallaccio, fallaccio. Devono. Chiude Binks. Para Perin, bravo. Juvara. Grönbeck. No! Non l'ha stoppata! Perché non l'ha stoppata? Questo è un errore grave. Non è che sono tenendo in difesa, eh. Cioè, vedo che Manuf è veramente devastante. Adesso vediamo. Parto con Juvenil Giuvio. Vediamo se mi segui. E arriva il gol di Jackson! Subito! 2-0! Segna il debutto! Jackson, non ci credo! Sì, così ti voglio! No, all'ultimo, stava tenendo il maiale, stava tenendo, ma all'ultimo niente. Manuf è stato mostruoso. Ugrinic! Ragazzi, è il momento, dai. Cioè, lo possiamo usare solo in queste poche uscite. 20 minuti, applausi scroscianti per il nuovo arrivato Jackson. Rizzo, angolo. Weghorst! Weghorst! Basta! Scusate, no, sono matto io. Ferrari, questa è una minchiata, eh. È una minchiata che ci costa che riapre la partita, dai! Perin. Bello. Ma no, è bellissimo sul serio. Ferrari, schema, attenzione! Schema! No! No, non ha fischiato la fine, gol. Pazzesco. Fischio finale! Fischio finale! 2-1.
primi 3 punti, dai. Saranno tutte così, sono partite tostissime. Adesso abbiamo il Milan. Vabbè, ragazzi, però Hoffenheim su Casadei, tutto di un anno. Allora, Højlund, piccoli. Nicolino, cosa ci porti? Ci interessa potenziale, vogliamo l'overall adesso. Oh, Daniel D'Angelo dentro. Eccolo D'Angelo, ma sappiamo ancora poco di te. Sappiamo solo che... che sei un'ala. No, allora, quanto hai in cross? No, ci uccide. Nel frattempo gli osservatori lavorano o ci rubano lo stipendio? Allora, Valentini, dobbiamo far giocare Valentini anche, il nostro portiere. Però prima Perry o Vitellio. Poi abbiamo Manuf, Ioannu. Facciamo un po' di piano di crescita che se lo meritano. Allora, Okoli, io sono rimasto scioccato dalla sua forza. Scioccato dalla sua bravura. Scioccato da tutto. Maga Magò sta andando bene. Piccolo dettaglio. Non abbiamo pensato ai CDC. Bernabé, oltre a far schifo, sta facendo qualcosa? Scherzo. Metto box to box a Ugrinic. Rizzo, va bene. Cassiopea Casadei andrà in prestito. Ferrari, vogliamo anche raddrizzare un po' i piedi. È il tiro il suo problema, dai. E Juvara va benissimo così, che è forte. È salito la nemesi eterna. Weghorst non scende più dal momento che abbiamo fatto il trucco matto, quello che nessuno sapeva. Va bene ragazzi, basta dire cazzate, andiamo a giocare con il Milan. Luca Vignali ha accettato, va a Montpellier. Un abbraccio Luca Vignali, che è stato un terzino fantastico. Allora, adesso che calendario abbiamo? Adesso abbiamo poi Verona, Genoa, Torino, Udinese, Sassuolo, Inter. Quando arrivano le squadre scarse, per modo di dire, poi abbiamo in coppa con la regina e lì giocherà Valentini. Sarebbe da simulare, però voglio giocare ragazzi. Cioè, se riusciamo addirittura a ottenere anche solo un pareggio col Milan, vuol dire che è fatta. Allora hanno Jonathan David, Leao, Asensio, Raspadori, COC, Tonali, Benasser, Pobega, Varan, Sorrentino. Vabbè, a questo punto sono curioso. Non sapevo della cucciolata dei Sorrentino, che ne hanno fatti 6. Incredibile. Purtroppo è un po' stanco Manuf. Metto dentro Ioannu, che tanto se siamo un pochino più coperti non credo sia un grosso difetto oggi. E va bene, gioca, dai, gioca. È partito Jackson. Tutto bene però in mezzo a due, bravo Jackie. Scioltezza estrema. Qua forse un po' troppa fretta, ragazzi, calma. Quando recuperiamo palla è lì che dobbiamo tenerla. Gol 1-0. Lo so, ogni tiro è gol. Purtroppo, ragazzi, penso abbia segnato proprio Pobega. Sarebbe il colmo. Pobega, perfetto. Bravo! Finalmente vediamo il Bernabé, quello della qualità. Mai uscire, però. Mai aprire. Non è possibile, non è possibile, ragazzi. Però almeno fateli segnare in maniera onesta, dai. Così, cioè, allora giochiamo a basket, Cos'è? Facciamo un rimbalzo contro il tabellone, poi facciamo canestro, dai. Ai ai ai, questa è sbagliata. Vabbè, ragazzi, dai. Non riesco neanche più a uscire dalla mia area, dai, è ridicolo così. Sì, ci siamo, questo era un bel tiro. No, le prossime le simulo, ragazzi, perché è ufficialmente ingiocabile quel mio. Cioè, guardate cosa mi fanno subire, dai. È ingiocabile, è indecente. Attacco, gol. Vabbè ragazzi, basta. Sono indemoniati. Ogni partita con loro finisce 5-0. Ogni partita. Ma veramente a simulare. Ma io ogni volta ci credo. Ma ci credo cosa? Ne devo far 5 per forza, ragazzi. Guarda, stanno andando in porta col pallone.
Ah, dai, 4-0 per il Milan. Beh, era difficile qua a San Siro. Poi contro una squadra così blasonata, che in fondo ha vinto anche lo scudetto. Quindi ci sta, dai, realismo. In fondo, siamo venuti a San Siro. Non era facile, no? Una trasferta difficile. Una squadra è più forte. E poi noi abbiamo un percorso da affrontare. Siamo in crescita, ma non siamo ancora arrivati perché la squadra è nuova. Tanti innesti, quindi non è facilissimo. Poi abbiamo provato un modulo nuovo, che forse non era il caso. I giocatori erano un po' spaesati, eh. Adesso classifica, siamo al pelo salvi, abbiamo fatto una vittoria, 3 sconfitte, meno 7 di differenza reti, molto meglio l'anno scorso da questo punto di vista. Quest'anno abbiamo una squadra molto più forte, forse è per questo che proprio adesso le cose si faranno sempre più difficili, però non demordiamo, nel senso che secondo me a questo punto, se ci siamo già tolti Lazio, Fiorentina e Milan, adesso abbiamo Hellas, Genoa, Toro, Udinese, Sassuolo. Voglio arrivare a sfidare l'Inter, che siamo almeno a metà classifica, almeno. Giochiamocela quella col Verona, perché ho paura che simulando poi perdiamo ed è la fine, quindi secondo me è da giocare comunque. Loro hanno Toni, Simeone, sono un po' stanchi, non vuol dire assolutamente nulla, lo sapete. Andiamo a giocarcela col Verona, unica cosa, metterei Juvara comunque dal primo. Forza ragazzi, dai! E arriva subito il gol del Verona. 0-1. Proviamo allora con i passaggi centralmente. Ugrinic, voglio lo stop e il tiro. Più che altro, ragazzi, noi non possiamo sempre pensare che quando subiamo gol è persa. Cioè, noi dobbiamo abituarci che se sta partita la dobbiamo perdere. Va bene, la perdiamo. Ma la perdiamo anche 4-0. Io non ho paura, ok? Però se adesso siamo 1-0 e questa partita la vogliamo vincere, noi dobbiamo abituarci a fare 3-4 gol a partita. Quindi a me non interessa più difendere quest'anno. A me interessa fare più gioco. Loro sono inferociti, inferociti. 2-0. Para il portiere, quindi vediamo. Ah, neanche dall'aria mi fanno uscire. Para Perin. Miracolo del portiere. Para. 1-2. Me li fermano. Com'è possibile che in 1-2 lui resta sempre dietro? Questo è un bug. Para Perin, bravo. Ragazzi, non è l'Hellas che ne conosciamo noi, Cioè. Con Curtis Jones, Talisca, Toni, eccetera, è un altro Hellas. Questo è un Hellas da Champions. Jackson. Me lo farà segnare o sbaglia? Gol, bravissimo. Che legnata che hai tirato. Bravo Jackson, almeno aggiungiamo un tuo gol al tabellino dei marcatori. E in più ci dimostri che sotto porta sei un leone. Grande Jackson. Rimane ovviamente il rammarico per questa partita, però almeno ci siamo tolti all'ultimo la soddisfazione del gol di Jackson. Ok, allora, intanto complimenti all'Hellas Verona, che è una squadra superiore. Milan vince con 5 gol di scarto ogni partita. Purtroppo noi abbiamo cercato di rinforzarci, però il problema è che dopo 5 anni di carriera si rinforzano anche le altre. Allora, qua vediamo se intanto l'osservatore mandato da Fabregas trova qualcuno in Spagna. Nessuno che abbia un valore alto, quindi non perdo neanche tempo. Andiamo avanti. Qua arrivano altri osservati, a me non interessa, dopo esserci tolti di mezzo l'Hellas Verona, che era ingiocabile. Vediamo il Genoa, vediamo come è messo il Genoa, perché il Genoa ha fatto un percorso con noi in Serie B, per cui non dovrebbe essere tanto più forte di noi. Io partirei con la solita formazione, quindi io parto con Rizzo, Bernabé forse andrebbe messo a destra e andrebbe fatto un tentativo a destra, o forse bisognerebbe passare a un 4-2-3-1. Al momento però, se io prima non trovo una quadra, cambiare modulo ogni volta, secondo me ci farà perdere ulteriori punti. Quindi adesso io voglio tenere stabile il modulo e capire come possiamo migliorare nel gioco, più che altro. Io direi che a questo punto possiamo simulare qualche partita per vedere se si sblocca questo periodo, perché sennò giochiamo anche demotivati in questo momento e non ci aiuta. Calendario.
e vinciamo 2-3 da calendario. Wow, quindi sofferta, ma riusciamo a strappare una vittoria importante. Allora, qua, assistente allenatore, qua ci dicono che Maldonado potrebbe salire e diventa un 69 come centrocampista centrale. Questo è uno dei migliori colpi a centrocampo fatti fino ad ora. Lui è anche 1,90. Può fare CC, CDC, DC, ma in realtà statistiche difensive non le ha. Io direi che lui potrebbe essere tra pochissimo già messo in prima squadra e forse addirittura fatto giocare, però aspettiamo a essere così già emozionati. Però davvero crescita folle da parte di Maldonado. Saidi invece, purtroppo te lo devo dire, dove devi andare? Fuori. Già l'osservatore di Fabregas ha pescato il primo gioiellino. Peccato averlo trovato solo adesso, durante la nostra carriera, perché se l'avessimo trovato al primo anno, questo ad oggi secondo me poteva essere titolare con Rizzo. Nel frattempo comunque anche quest'anno i nostri giovani li abbiamo trovati, eh. Comunque Casadei va in prestito all'Hoffenheim, speriamo giochi. Allora, posta, resoconto. Ok, Maldonado ancora 69. Però ragazzi, io ho fiducia. Cioè, se diventa 70, scusatemi, perché non possiamo portarlo in prima squadra? Giocano lui e Rizzo. Tanto Ugrinic fino ad ora non ha fatto grandi cose. Ora abbiamo una partita col Toro. Dopo la simulata, secondo voi si sarà sbloccato qualcosa? Non lo so. O va di merda o va da Dio. Forza ragazzi, andiamo a giocare col Toro. Dopo sta vittoria siamo ancora messi malissimo. Però me l'hai tenuto in gioco però. Che peccato. Jackson. Più di così ragazzi. Grande Giuvara, 1-1. È ubriaco sto gioco, eh. Rosso. Vabbè, sarà difficile in 10 per giocare la partita. Però ci voleva. Sì. Ehi, 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 questo è tutto regolare, vero amico? Bravo Perin. Gol! 2-1 Jackson. Bravissimo però, questo non me l'aspettavo. Bravo, bravo, bravo. Cioè qua sono stronzo, cioè concedi la rimessa, cioè. Para Perin, 2-1 ancora per noi, dai, mancano 30 minuti. Vai Rogers. Miracolo. È stupido sto gioco comunque, non capisce i passaggi che voglio fare. Quello che però capisce benissimo Rizzo è che io lo amo, perché qua ha fatto un assist mostruoso per Nemeth. 3-1 per il Como e andiamo ragazzi. Fischio finale ragazzi. Ottima, ottima partita. Sull'1-1 eravamo in 10, abbiamo vinto 3-1 con dei grandi cambi nel secondo tempo che hanno dato qualità, hanno dato velocità, hanno dato forza e concretezza. Tre punti chiave ragazzi, andiamo così. Allora, allenamento, questo qua, adesso c'è la pausa delle nazionali che spero possa aiutare anche i giocatori un po' a riposarsi, perché è stato veramente un inizio traumatico di campionato. Nicolino, allora, vediamo qua. Fontana, Martinelli, Ferrari, Rizzo, the brother, rifiuta, qua male, eh? Però c'è un Tiziano, finalmente, primo gol stagionale per Nemeth. Andiamo a vedere un secondo due cose, ragazzi, anche se non ci devono influenzare. La prima è il cambio di ruolo, Rizzo che torna a CC, e qua comunque tra poco sale di nuovo. Come siamo in classifica? In classifica siamo 12esimi, con 3 vittorie e 4 sconfitte, ben distanti dalla zona Europa. Non così tanto in realtà, l'Udinese se vinciamo andiamo a 12, che vuol dire meno 1. Sta facendo molto bene il Monza, male l'Atalanta, male la Roma, anche male l'Hellas Verona, che mi aspettavo fosse almeno tra le prime 4, invece così non è. Contro l'Udinese, Udinese Como, loro hanno Bisesi, Paulinho, Martial esterno sinistro, Rodri non so quale esterno destro, il portiere è Grbcic. Conosco Wallace e Biol, se può interessare, ma non interessa, perché non interessa come giocherà il Como in questa partita alla Dacia Arena. Forza ragazzi, andiamo. Super parata di Perin, questa era difficilissima. Bravo Bernabé. E ora il cross. Ugrinic, mamma mia, aveva fatto un colpo di testa alla CR7. Vai Rizzo. Punizione.
Bravo Maga. Lo sapevo. Bisogna ripartire ordinati, ragazzi, senza lo scatto. Super miracolo di Perin. Allora, fine primo tempo 0-0. È stato bravissimo. È stato bravissimo. Gol meritato. Maga. Devo fare qualcosa con i portieri avversari però, perché Perin non para e loro parano sempre. Ugrinic, angolo. Angolo. Palla molto interessante. 2-0. I cambi, mai fare cambio modulo quando stanno facendo un'azione loro. Arizzo. Non la vinceremo questa partita, ma noi oggi abbiamo visto qualcosa di speciale, qualcosa di unico. E gol. Perin però fa schifo, possiamo dirlo ora? Che Perin in sto gioco per il primo anno fa schifo? Cioè io ho bisogno di un portiere, ti ho preso a zero, non mi interessa, il prossimo anno spendo 100 milioni e voglio un portiere. Ma cos'è sta roba, dai? Vabbè. Fischio finale, vince Udinese. Bella partita comunque, abbiamo visto un euro gol di Rizzo che vorrei rivedere. Cioè riceve un pallone, lo stop a seguire. A questo punto lui parte e qua decide di tirare. E il resto è storia. Proviamo a simulare col Sassuolo. Però aspettiamo, cioè noi siamo a 9 punti, ok? Metti che simuliamo e vinciamo, andiamo a 12. Siamo coi punti della Roma, meno 2 dalla zona Europa. Cioè dobbiamo aspettare un attimo, è presto ancora. Va bene, allora col Sassuolo facciamo una simulata lenta. Io ne approfitto anche per andare a far pipì. 3-0. Torno in bagno. Chi è che ha fatto 2 assist? Rizzo? Ma Rizzo è matto sul serio, ve l'ho detto. Però il fiuto da allenatori l'abbiamo tenuto qua, eh. Perché Rizzo è dalla prima partita che dico è il più forte che abbiamo in campo. Ok, ci vuole un lavoro. Però questa tripletta di Jackson, insomma, ci rende felici. Bene, fischio finale. 4-0 Como. Veramente a sorpresa questa vittoria. Non me l'aspettavo. Adesso rimane... Intanto mi ha chiamato il Belgio. Avreste bisogno, ma rifiuto. Reso conto della primavera. Allora, qua vediamo se in Côte d'Ivoire finalmente arriva qualcuno. Se non vai negli stati giusti... Qua Fabian Ledesma, va bene. Qua forse dovevamo mandarli fin dall'inizio in Spagna, perché stiamo trovando ottimi giocatori. Andiamo a vedere come è messo il nostro vivaio. Prima, lo staff primavera sta lavorando? Eh no, e qua mi cadi. E allora mandiamo il nostro viaggiator d'Africa. E stavolta che stato manca ormai da osservare? Manca forse la Nigeria, 3 mesi. Allora, Ledesma, portiere, 15 anni. Direi che può solo che crescere. Io porterei su Maldonado, che è un 70, promuove in prima squadra. Comunque, Rizzo e Maldonado, esagoni speculari. Vediamo se il talento sarà simile. Uno è spagnolo con i capelli biondi, l'altro è italiano, moro. Secondo me Rizzo e Maldonado insieme potranno darci tante soddisfazioni. Noi ne approfittiamo della gara con l'Inter per cercare di ingraziarci i favori di un gioco che di solito quando porti sui giovani è contento. La classifica intanto vedete che nonostante le 5 sconfitte in 9 partite è una classifica che ci sorride. Siamo a meno 3 dalla Roma che è all'ottavo posto. L'Hellas finalmente ha ottenuto il posto che merita. Comunque Jackson 6 gol in 7 partite, Juvara 3 gol 2 assist in 8 partite, Rizzo 1 gol 3 assist in 8 partite. Abbiamo anche un gol di Nemeth, un gol di Bernabé, un gol di Ferrari, un gol di Ioanno. Quindi bene. Non ha ancora fatto gol Weghorst. Andiamo a giocare con l'Inter. Io paradossalmente adesso con l'Inter ho fiducia. Dai, giochiamo. Grönbeck para Onana. Gol 1-0 per l'Inter. Tiro di Maldonado, para Onana. Jackson, bellissima questa azione iniziata e ora conclusa da Grönbeck. Tiro, chiude, ta. Comunque ragazzi, non so se avete visto. Ma ragazzi, Rizzo è matto. Ma lo stop che ha fatto prima. Rizzo è Messi. È Messi, parla rosarino. Devono segnare un po', però. 2-0. No, fuori gioco.
posso prendere palla, ti prego. Ho fatto 3 interventi giusti. Cioè, boh, ragazzi, è assurdo però. Oh, fischia alla fine, ti prego, sono esausto. Fischio finale 0-3, vince l'Inter, risultato giusto, ci può stare, niente di assurdo, hanno fatto 4 tiri, questo sì fa male. E va bene, allora, secondo me, tutto sommato come classifica non siamo messi male. Il problema è che i punti che abbiamo fatto sono arrivati soprattutto quando abbiamo simulato. Quando io gioco è molto difficile che il risultato sia diverso da una sconfitta nettissima.